Franco Giomi è un artista toscano di Grosseto e questo denota il suo forte legame con l'acqua e il mare. Inoltre l'artista compone musica e questo è un elemento che ritorna in ogni suo lavoro, proprio perché fondamentale è l'armonia dei colori, la purezza della scena e della composizione dello spazio. Musica, suono del mare, regate, fluidità dell'acqua e movimento delle onde sono tutti elementi alla base dell'arte di Franco Giomi. L'artista utilizza la tecnica dell'acquerello, in grado di donare maggiore fluidità al colore, grande dinamismo alla composizione ed energia alle forme. Franco Giomi crea opere figurative e i soggetti principali non sono solo il mare, ma anche le donne, la transumanza, la laguna. In ogni scena domina l'uso sapiente del colore, la sua armonia e la fluidità tonale. Il mare e le donne e i paesaggi dipinti da Franco Giomi sono sempre carichi di energia, movimento e sembrano sfuggire allo sguardo dello spettatore. Tutto appare quasi smaterializzato. L'artista cerca di catturare l'atmosfera delle cose, allo stesso modo degli artisti impressionisti, racconta gli attimi sulla tela e i diversi passaggi di luce. Ogni opera è così pregna di tonalità di colori differenti, di infinite sfumature di bianco, viola e giallo. Colori tenui e fra loro armonizzati, in grado di diffondere equilibrio e di controbilanciare il dinamismo del disegno, l'energia delle onde increspate del mare, la forza dei cavalli in corsa e il vigore nel volto e nei corpi nudi delle figure femminili. Anche quando l'artista dipinge il volto di una donna, non ricerca la perfezione dei lineamenti, ma piuttosto li smaterializza per rappresentarne l'espressività più intima e i sentimenti più latenti. Franco Giomi rappresenta così nelle sue tele l'atmosfera e l'espressività. Per questo, osservando le sue opere, si viene travolti non solo dal dinamismo e dall'energia, dai colori fluidi e dalle tenui armonie, ma anche dai più contrastanti sentimenti. Ammirando le opere dell'artista e le sue vitali pennellate, sembra di poter sentire il mare, il suono dell'atmosfera in perenne cambiamento, lo zoccolo dei cavalli in corsa che batte sulla terra calda o le risate delle donne che si tuffano nell'acqua cristallina. È come se le sue opere fossero musica dipinta, uno spartito scritto ad acquerello che risuona negli occhi dello spettatore. È così un'arte figurativa che pone grande attenzione alla stesura fluida e armonica del colore, quasi una pennellata astratta che, allo stesso modo della musica, tocca le corde più profonde dell'anima dello spettatore. Un'arte che arriva così non solo agli occhi, ma anche alla mente. Un'arte non solo di ricerca estetica, di bellezza e armonia, ma anche un'arte capace di emozionare chi l'osserva.